si chiamerà Giardino degli Angeli, lo spazio verde destinato ai bambini mai nati all'interno del cimitero laurentino. L'area di circa 600 metri quadri sarà riservata alla sepoltura dei bimbi che non sono mai venuti alla luce a causa di un'interruzione di gravidanza spontanea o terapeutica. Al dare il via lavori questa mattina il vice sindaco di Roma Capitale, Sveva Belviso, il presidente di AMA, Pier Giorgio Benvenuti, il presidente del 12° municipio, Pasquale Calzetta, e il vice parroco della chiesa di San Romualdo Abate, Don Saio, che ha benedetto l'area. Promosso dall'assessorato capitolino alle politiche sociali e da AMA, il progetto risponde all'obiettivo di assicurare un luogo di sepoltura ai corpi dei bimbi non nati, come spiegato dalla Belviso. Allora, nasce oggi il Giardino degli Angeli, è un giardino dedicato ai bimbi mai nati. Senza che ci sia la richiesta dei genitori, un bimbo che non ha avuto la possibilità di venire alla luce viene smaltito come rifiuto speciale a Malagrotta, quindi in discarica. In questo modo noi vogliamo dare rispetto a quel corpicino che può avere degna sepoltura. A parlare del progetto è il presidente di AMA, Pier Giorgio Benvenuti. Ringraziamo appunto l'impegno e la sensibilità del vice sindaco Sveva Belviso che ci ha dato appunto questa indicazione e immediatamente l'AMA ha destinato questo spazio dedicato che si chiama il Giardino degli Angeli. Sono 600 metri quadrati che noi abbiamo arredato con appunto fiori e un tappeto di erba e qui si possono praticamente destinare e fare degna sepoltura appunto dei bambini mai nati. Quindi il nome dice appunto indica il Giardino degli Angeli, un luogo dove poter appunto far riposare questi piccoli non nati e uno spazio dove pregare e ricordare questi esseri.